A Cavalese il Borgo continua la sua marcia inarrestabile e vince anche questa partita, mantenendo così il primato dell'unica squadra in Italia ad aver sempre vinto. Squadra di casa in bianco-blu, Borgo in giallo-rosso. Fiemme tutt'altro che intimorito e ci prova subito con questa doppia occasione. Ancora in avanti il Fiemme pochi minuti più tardi con questa combinazione sull'out di destra. Poi la conclusione di sinistro, Catana non perfetto lascia lì il pallone e per poco non ci arriva il Fiemme. A passare in vantaggio è però il Borgo che al quinto mette in mezzo questo pallone con Divina per Holler. La difesa respinge male, Ferrai controlla velocissimo in area di rigore e scarica in porta il gol dell'1-0. Bastano pochi minuti al Fiemme e al decimo Tommaso Varesco si inventa questo calcio di punizione che si insacca sotto l'incrocio sul secondo palo, 1-1. Fiemme che vuole il vantaggio e ci prova anche con un tiro da fuori. Catana si distende e para sulla sua destra. Al quarto d'ora arriva il fatto che deciderà poi la gara. Corradini esce male con la collaborazione di un difensore su Zampiero e per Nisi è calcio di rigore. Dagli 11 metri si presenta Vinante che con il suo sinistro incrocia e spiazza Corradini, 2-1 per il Borgo. Fiemme che subisce il colpo, quindi il Borgo cerca di chiudere la partita. Schema su calcio di punizione, servito Zampiero al limite dell'area, ma calcia malissimo e la palla finisce alta sopra la traversa. Vantaggio che non arriva neanche poco dopo con questo tiro da posizione defilata. Corradini para in due tempi. Borgo ancora in avanti con questo calcio d'angolo battuto sul secondo palo da Vinante. Stacca Zampiero ma la palla è sul fondo. Copione che non cambia neanche nel secondo tempo con Ferrai che entra dall'out di destra in area di rigore. Doppio passo, salta il suo diretto avversario. Palla in mezzo ma non c'è nessuno e la difesa si rifugia in angolo. Si rivede in avanti il Fiemme con questo calcio piazzato dalla destra. Palla messa nel mezzo, stacca su tutti e schiaccia un giocatore del Fiemme, ma la palla carambola sulla testa di un difensore del Borgo e i giallorossi possono tirare un sospiro di sollievo. Salgono in cattedra i giocatori locali con questo colpo di testa su calcio d'angolo, ma la conclusione non è precisa e si spegne sul fondo. Borgo che torna a provarci negli ultimi minuti con questa punizione messa nel mezzo da Vinante, non tocca nessuno e la palla termina oltre la linea di fondo. L'ultima occasione del match è sui piedi di Holler, ma la palla sfiora soltanto il palo, termina così 2-1.